Amici e amiche che ci seguite, ben ritrovati. Questa è la solita striscia quotidiana della nostra emittente, Canale 2 C'è. Ogni giorno, come sapete, trattiamo un tema e lo facciamo con la presenza di ospiti in studio. Oggi parleremo di un tema abbastanza interessante che riguarda un mondo che ci circonda. Parliamo del mondo dei giovani. Del bullismo, ma anche di cyberbullismo, di quello che accade oramai anche in rete, perché sappiamo che la vita di molti di noi è un po' sdoppiata fra vita reale e vita, diciamo, mediatica, o meglio, più che mediatica, vita che trascorriamo sui social, sul web, e quindi siamo tutti, diciamo, un po' deboli rispetto a un sistema che è molto più grande di noi, il cosiddetto sistema della rete, ecco, non mi veniva il termine giusto. Parleremo di un incontro che si è svolto ad Altamura nel Cinema Grande, un incontro al quale ha preso parte l'avvocato Antonio La Scala, che è qui nei nostri studi e ringraziamo per essere Buongiorno, buongiorno a intervenuto. tutti, buongiorno. Allora, l'avvocato La Scala è il presidente dell'associazione culturale Gens Nova, è un'associazione che si occupa principalmente di dare una mano a chi ha bisogno, ecco, di essere aiutato, quindi riportare le persone socialmente deboli, economicamente deboli, psicologicamente deboli, ecco, tutte queste persone vulnerabili, dare loro dignità attraverso un supporto a 360 gradi. Del resto, l'avvocato lo conosciamo anche perché spesso va in TV a chi l'ha visto, insomma, sappiamo che si è sempre schierato, dalla parte, io la chiamo la parte lesa, la parte dei più deboli. La parte dei più sventurati, La parte dei più di sventurati. coloro che non hanno un nome, non hanno un cognome, non hanno una tutela, purtroppo sono cittadini di serie B, perché è inutile fare belle parole, bei proclami, abbiamo cittadini di serie A e cittadini di serie B, bisogna prenderne atto. La storia dice questo. E forse anche di serie C, per Anche quello di che serie sta C. accadendo ultimamente, Esatto, anche di perché c'è serie C. ancora una caduta nella caduta, quindi. Esattamente, esattamente. Purtroppo è così. Vorrei sbagliarmi, vorrei tanto essere smentito nettamente su questo punto. Sarebbe una delle poche volte in cui accetterei di essere smentito, ma non è così. Allora, avvocato, prima di cominciare con questa, diciamo, bella chiacchierata che ci faremo oggi, che vi preannuncio sarà anche molto interessante, degna, densa di contenuti anche. Lei ha avuto un riconoscimento recente al Campidoglio a Roma, è stato insignito del premio Cartagine, un premio internazionale che viene conferito per le attività Che svolte proprio a favore dell'infanzia soprattutto, loro poi sono ancora quelli più deboli di tutti. certamente, certamente, è stata una cerimonia molto toccante, molto emozionante, sia perché non immaginavo minimamente che a mia insaputa potessero avere tutto di me e sapere tutto di quello che faccio, perché come dico sempre, sui social si vede il 10% di quello che facciamo, come giusto che sia. Quindi sapere che evidentemente anche da altre parti d'Italia ci osservano per quello che facciamo è stata una grande soddisfazione, un grande riconoscimento che va a me, ma chiaramente anche a tutto il mio staff, a tutti i ragazzi che ogni giorno mi aiutano in queste battaglie, che sono veramente battaglie, non posso dire cause o contenziosi, sono battaglie, quindi qualcosa molto di più. E veramente mi ha commosso perché nel vedere anche i nominativi, chiunque va sul sito internet del Premio Cartagine e vede che prima per me, anche se in altri settori, i nomi premiati si chiamavano Lino Banfi per la televisione, Zichichi per la scienza, Andreotti per la politica, il Papa, cioè, vedere il mio nome associato a questi personaggi mi ha emozionato. Infatti, chi mi ha visto, mi ha detto una delle poche volte in cui hanno notato che non riuscivo a dire due parole, cosa molto rara per me, perché ero emozionatissimo. Allora, torniamo ad Altamura perché all'interno del Cinema Grande avete incontrato gli alunni, gli studenti dell'istituto Genco di Altamura, c'era la dirigente Rachele Endrio, però c'era anche Michele Ferrandina, il dottor Michele Ferrandina, che è il direttore del penitenziario della casa circondariale di Matera, sezione distaccata di Altamura, perché adesso c'è stata anche una riforma delle case circondariali, quella di Altamura è un distaccamento della casa circondariale di Matera. E avete parlato ai giovani, ma non è il primo incontro, perché voi come associazione Gens Nova siete Centinaia e praticamente. centinaia. Sono dal 2000, da maggio 2008.
sono esattamente 12 anni che andiamo dappertutto, sono veramente centinaia e centinaia gli incontri fatti in questi anni nelle scuole proprio a parlare di bullismo, cyberbullismo, rischi della rete, come prevenirli e come difendersi, perché purtroppo non c'è altra strada da perseguire che quella della prevenzione. Allora, proprio la rete oggi, diciamo, è un po' la new entry del bullismo, perché il bullismo, se vogliamo, c'è sempre stato. Io ricordo da bambino, quando ero a scuola, magari... L'amichetto che veniva individuato come vittima del branco. C'era il bullo che voleva fare un po' C'era e c'è sempre stato. Solo che c'è chi psicologicamente non regge questi attacchi e cade in una buca interiore dalla quale molte volte è difficilissimo uscire, chi invece magari ha la fortuna di avere il sostegno degli amici, della famiglia o la capacità sua di saper uscire da questa roba qua, però è un dramma. Infatti abbiamo parlato anche di questo, di alcuni bambini che purtroppo non sono usciti e quindi non sono più con noi. Purtroppo il numero di suicidi o di tentativi di suicidio in questi ultimi anni di minori vittime di bullismo e cyberbullismo sono aumentati. Nonostante l'enorme sforzo istituzionale fatto in materia, sono aumentati. Sono aumentati perché la differenza tra bullismo e cyberbullismo qual era? Il bullismo finiva la mattina a scuola. Cioè il ragazzo veniva deriso, insultato, ovviamente con delle conseguenze, però tornava a casa e a casa quantomeno poteva, come dire, riprendersi. Il cyberbullismo, atteso che è una condotta di bullismo attraverso i social, purtroppo non cessa mai, perché anche a casa è sufficiente accendere il tablet, il computer, il cellulare e la vittima di bullismo continuerà a vedere insulti, a essere deriso, a essere insultato, anche ovunque, da WhatsApp, Facebook. Amplificando, ma esattamente, perché il bullismo era limitato a quella scuola, tutta più alla scuola, ma già all'interno della classe. Adesso al mondo intero, perché nel momento in cui si posta una foto, un video, un'espressione su Facebook, ad esempio su Instagram, nel giro di pochi secondi, può essere visto in Australia come in Canada come negli Stati Uniti, quindi voglio dire c'è un limite spazio-tempo spaventoso che aggrava notevolmente il danno. Ecco perché molti ragazzi poi non ce la fanno a subire l'onta dell'umiliazione, della vergogna e purtroppo fanno quello che non devono. Allora, questo è un tema molto delicato. Il convegno che avete tenuto è intitolato Stop Bullying, quindi è un chiaro segnale, uno stop. Ovviamente più se ne parla di queste cose, più chi ha bisogno di aiuto esce allo scoperto, perché qui poi bisogna anche entrare in un mondo tutto particolare, perché qua stiamo parlando di minori che commettono reati a danno di altri minori. Esatto. E sappiamo che a volte il mondo dei minori è un mondo molto particolare, non è che loro raccontano tutto agli adulti. Assolutamente. Stavamo parlando poco prima di iniziare la trasmissione. E questo è proprio il rischio peggiore, cioè riconquistare la fiducia dei ragazzi. Allora, parliamoci chiaro, quando cominciamo a dire cos'è sto cyberbullismo, perché alla fine poi c'è una legge che disciplina il cyberbullismo, la numero 71 del maggio 2017, ma ovviamente molto tecnica, anche se chiara. Però in concreto quello che poi noi facciamo nelle scuole, io cerchiamo di spiegare cos'è. Bene, cyberbullismo è una serie di fenomeni, i più gravi sono due in particolar modo, il sexting e l'adescamento online. Il sexting non è altro che la foto che si fa su se stessi a sfondo sessuale, quindi la ragazzina o il ragazzino che fanno una foto nuda, seminuda, un atteggiamento sessuale, la girano agli amici e alle amichette, i quali a loro volta si guardano bene dal custodirle, ma le fanno girare a loro volta, girano finché il mondo intero ha quei video. Bene, quella condotta è un reato gravissimo ed è il reato di detenzione, diffusione, produzione, divulgazione di materiale pedopornografico. Anche per chi condivide. Infatti, quello che diciamo ai ragazzi, attenzione, è sufficiente un mi piace o un condividi, parlo di Facebook ad esempio, un mi piace, uno solo o un condividi, perché in quel modo si concorre a divulgare quel video o quell'immagine per commettere il reato di diffusione di materiale pedopornografico, che è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Quindi voglio dire, non è un reato proprio stupido, non solo, ma una condanna a quel reato, diciamoci la verità, non lascia spazi o margini per un lavoro un domani, dove ti presenti con una fedina penale sporca per detenzione e produzione di materiale pedopornografico. Nel pubblico te lo sogni, perché per fare un concorso pubblico ovviamente devi essere incensurato. Nel privato, quando il datore ti chiede il casellario, quella che si chiama volgarmente fedina penale, e vede che hai riportato una condanna del genere,
troverà qualche scusa per farti fuori. Nessuno vuole in casa uno condannato per una condanna del genere, anche se sei mai stata una ragazzata quando era giovane, però purtroppo, diciamo, è una condanna ostativa a tantissime cose. Quindi è stato importante quindi dire, ragazzi, attenzione, quando vi arrivano queste foto, questi video, lo dico a tutti, al pubblico, anche agli adulti ovviamente, non condividete mai, e mai è un avverbio che non ammette deroghe, mai significa mai, né mi piace, né condividi, né commenta per quanto riguarda Facebook, perché ricordate, basta uno solo di queste tre voci digitate perché si ha concorso in diffusione di questo materiale. E in più non dimenticate mai che tutto ciò che viene postato su internet non si cancella. Attenzione, non si cancella la foto, dalla foto sul profilo di WhatsApp alle foto che vi mettete su Instagram, alle centinaia di foto, video, espressioni che mettete su Facebook. Una volta inserite non si cancellerà mai più. Se voi mettete il cancio sul cellulare, ve lo cancella dal vostro cellulare, ma non dal sistema internet, perché per contratto di diritto privato diventa di proprietà di internet tutto ciò che si posta. Quindi scordatevi che si possa cancellare. Esiste una procedura per la cancellazione, ma che durerà mesi e non è sicura, nel senso che, supponendo che anche internet, pensiamo Facebook, che ha sede negli Stati Uniti, in California, dovesse cancellarti quel video, quel post, come fa ad esempio quando oscura determinati siti, se qualcuno nel frattempo ha già salvato quell'immagine o quel video, appena si accorge che quel sito è stato cancellato, lo rimette. Ci rimetterà quell'immagine, quindi rischi che per tutta la vita sarai perseguitato da quelle immagini, da quelle foto, da quelle espressioni. Questo è sexting. Quindi sexting, termine anglosassone, in realtà significa diffusione, detenzione, divulgazione di materiale pedopornografico. Articolo 600 ter, codice penale, reato pesantissimo. Non solo, è risarcimento danni. I genitori dei due minori devono pagare un risarcimento danni, e l'Italia si sta già riempiendo di queste condanne, ma essendo condanne civili non capisco perché non hanno la stessa risonanza mediatica di quelle penali. Ma vi posso garantire, i processi per risarcimento danno da lesione d'immagine a seguito di sexting sono tantissimi. Una che ricordo, che porto come esempio, ragazzi, l'ho portata oggi, del tribunale di Sulmone, che ha condannato a 100.000 euro di risarcimento i genitori dei ragazzi, che essendo minorenni rispondono civilmente i genitori, penalmente risponderanno i ragazzi. Quindi immaginate, ragazzo, fedina penale sporco, processo penale, i genitori devono risarcire il danno, procedimento disciplinare a scuola, il rischio di perdere un anno scolastico, cioè un disastro, diciamoglielo. Ragazzi, attenzione, certe cose non si fanno non solo perché per educazione, per rispetto sono poche opportune, ma qui compete ai genitori fare i genitori, non mi permetto di fare l'educatore di nessuno. Ma soprattutto che non conviene, è un rischio enorme, è un rischio, fate un discorso, se non lo volete capire a livello affettivo e emotivo, fatelo utilitaristico, non vi conviene, vi fate solo male e si arriverà al vostro, se condividete un post, una foto, quanto ci impiegherà la polizia e gli organi investigativi a capire che siete stati voi? Pochissimo. Ed è una causa semplice, nel senso, sotto il profilo probatorio. Il cellulare è vostro, sì. Avete messo voi il condividi, sì. La condivisione viene dal vostro cellulare, sì. E come ti difendi? Mi hanno messo il condividi a mia insaputa di nascosto. Vabbè. Ed è tutto da dimostrare. Tutto da dimostrare. Quindi attenzione. Questo per quanto riguarda i sexting. Poi c'è l'adescamento online. Certo. Questa è un'altra cosa terribile. Ancora più grave. L'adescamento è la condotta di chi, spacciandosi per minore, adesca, cioè pesca, compra l'anima e poi il corpo del minore, con l'inganno, col saperci fare. Dicevo, oltre, ragazzi, vi ho portato tantissimi esempi, come molto spesso l'adescatore è una persona abilissima, è una persona di cultura, è una persona, come dico sempre ai ragazzi, che ha questa giacca e cravatta. Quindi, e che possiede un livello culturale medio-alto, un'esperienza informatica notevole, un linguaggio da minore e quindi facilmente, come dire, credibile, e quindi adesca. Ovviamente il reato di adescamento online è a sfondo sessuale, ci dice il codice penale, quindi è chiaro che si adesca è solo e soltanto per un obiettivo. E quindi dicevo ai ragazzi quali sono, ad esempio, alcune delle esche maggiormente adoperate da costoro. Facevo riferimento, ad esempio, alle ricariche telefoniche. Ho detto, quando voi chattate con una persona che non conoscete ancora perché state alle prime chat e che ritenete essere un vostro coetaneo perché lui si è spacciato per coetaneo, se dopo qualche giorno di chat vi chiede di farvi una ricarica telefonica, siate certi che non è un coetaneo. Ma figuriamoci se il vostro coetaneo c'ha i soldi per fare la ricarica a voi, non c'ha i soldi per fare la ricarica a lui. È chiaro che un adulto che attraverso la ricarica ha bisogno del vostro numero, perché c'ha la chat, c'ha la foto e adesso c'avrà anche il numero di telefono. Nel giro di una settimana vi individuerà.
Oppure, soprattutto quando vi promettono o offrono regalie. Per i maschietti è molto diffusa la PlayStation, per le femminucce la bigiotteria o la cosmetica, o i vestitini. Sono tutti ragazzi, tutte persone adulte che si spacciano per ragazzi, inventano la scusa che hanno abbondanza di questi beni e che quindi possono tranquillamente regalarli. Ovviamente li regalano, non è che non li regalano, ma il regalo deve avvenire con consegne a brevi mano, cioè incontrando la persona. E quando sarete lì non incontrerete purtroppo il coetaneo, incontrerete un adulto con tutti i rischi connessi e annessi. Avvocato, un genitore come può oggi, o meglio, ci sono dei segnali per capire, io adesso entro dalla parte, sì, certo, diciamo, della famiglia, un genitore, una mamma, un papà, può attraverso alcuni segnali capire se il figlio o la figlia è entrato in un meccanismo del genere? Allora, non è facile. Le statistiche dicono addirittura che 4 genitori su 5 non hanno la password di accesso al cellulare o al PC del figlio, che è un dato di una gravità estrema, perché una mamma non ha il coraggio di chiedere al figlio di 9 anni, di 10 anni, di 11 anni la password. Beh, a quel punto la prima cosa che dire: io non te la do, cioè non ti do il cellulare, cominciamo con questo. Io ti compro il cellulare, papà, mamma, a condizione che tu mi rendi partecipi come, di come lo usi. Non dico mi devi far leggere tutte le conversazioni, eccetera, però io genitore devo in qualunque momento poter essere in grado di controllarti, non per mancanza di fiducia, perché altrimenti il ragazzo si vede spiato, si vede controllato e quindi diventerà sempre più scaltro, sempre più furbo. No, io voglio vedere il tuo cellulare per aiutarti, perché essendo più maturo, più esperto, più adulto, ti posso dire una serie di trucchi, anzi invitare i propri figli, come mi è capitato che qualche genitore mi ha detto che fa, cioè io ti compro il cellulare, figlio mio, purché tu appena ti arriva qualche comunicazione, qualche cosa, perché altrimenti io poi lo vengo a vedere, tu mi devi avvisare subito. Ed è successo di alcuni genitori cui figlio era subito avvertito. Quindi quella il primo sentore. Il secondo, la chiusura. Il figlio che si chiude troppo in se stesso diventa asociale, poco comunicativo, perennemente buttato nella cameretta, sul letto o sul tavolo dello studiolo o comunque della sua cameretta dove studia, o sul divano della stanza da pranzo dove tra televisione c'è il televisore acceso che non vede, ma che deve giocare ore e ore con il cellulare. Bene, ore e ore e ore in qualche modo vanno giustificate. Allora lì il genitore deve capire questa solitudine, questa non ha voglia neanche più di uscire la sera. Molti ragazzi non hanno più voglia neanche di uscire con gli amici, perché si devono mettere a letto dalle 8 della sera e devono stare con sto cellulare in mano. Molti per fare giochi, molti per vedere film, molti purtroppo per chattare. In più è fondamentale, quindi l'aspetto psicologico del minore è fondamentale. In più le abitudini di vita. Se i ragazzi cominciano, ad esempio, devono controllare le spese. Le spese è importante. Se vedono che proprio figlio non gli chiede la ricarica telefonica per settimane, quando eri abituato a dargli la 5 euro a settimana, la 10 euro al mese, non lo so, vedi che tuo figlio per un po' di tempo non ti chiede i soldi per la ricarica, è impossibile che non te li chieda, perché sappiamo quanto i figli chiedono sempre, c'è qualcosa che è strano. Se vedono delle abbigliamenti, un anellino per la femminuccia, una collanina, un braccialetto che la propria figlia non aveva, che loro non hanno comprato, cercare di capire come l'hanno acquistato, come l'hanno avuta. Idem per le scarpe di ginnastica della Geox o di altre marche, senza fare pubblicità, Adidas, Puma o quant'altro, oppure vestitini carini, felpe, perché i pedofili o gli adescatori spendono gran parte dei loro soldi in negozi di bigiotteria, cosmetica o abbigliamento per ragazzi, proprio perché sono i regali che loro servono per poter poi, come dire, acquistare la fiducia del minore stesso. Quindi le abitudini, il linguaggio, i comportamenti sono degli indici, indubbiamente. Purtroppo questa è una, come si dice, una cosa circolare, no? Il bene e il male che, o meglio, il male che rincorre il bene. Nelle favole finisce tutto a lieto fine, spesso il bene vince sul male, però ci sono situazioni nelle in questi casi nelle favole, dove le favole sono, veramente delle favole. Cioè, il bene vince sempre nelle favole, la realtà non è questa. Non è questa, come dicevo oggi, ragazzi, ho portato veramente una casistica enorme di suicidi e tanti suicidi di bambini, e quelli sono dati oggettivi, purtroppo non sono favole, sono finite male, perché come diceva lei giustamente prima, correttamente, non tutti hanno la stessa famiglia, non tutti hanno gli stessi amici, non tutti hanno lo stesso carattere, c'è chi reagisce meglio, c'è chi reagisce peggio, c'è chi si chiude. Allora il consiglio, dico ai ragazzi, fidatevi dei vostri genitori. Chiaro, la cronaca italiana dimostra che anche ogni tanto anche qualche genitore commette cose in consulta, ma voglio dire, non è la natura, non è la regola naturale. La regola naturale è che il genitore darebbe la vita per il figlio. Quindi fidatevi dei vostri genitori, anche se avete postato il video o la foto, diciamo, indecente e ci siamo capiti. Ditelo lo stesso, meglio che lo sappia subito mamma e papà, che possono attivarsi per evitare che si diffonda, che lo sappia poi tutta la città, tutto il paese, tutta l'Europa. Quindi attenzione,
fidatevi di più dei vostri genitori, oppure se proprio per un fatto di pudicizia, di timore, di vergogna, i genitori no, i fratelli o le sorelle maggiorenni, o i fidanzati o le fidanzate dei fratelli e delle sorelle maggiorenni, o uno zio, un cugino maggiorenne, cioè parlate, il docente stesso, parlate, non abbiate paura, perché nell'immediatezza potete avere la fortuna che siate in 3 o 4 a saperlo. Dopo potrebbero essere milioni coloro che sanno di quel video, quindi confidatevi, perché ci sono gli strumenti, dicevo prima, anche per ottenere una cancellazione. È vero, non ti dà nessuna certezza assoluta, ma è già qualcosa, perché se poi può succedere che quel video o quella foto nessuno se l'è salvata, in effetti con la cancellazione sparisce per sempre. Quindi voglio dire, proviamoci, lo Stato con questa legge del 2017 ha dato questo strumento molto importante, che appunto è l'istanza da fare di rimozione, blocco, oscuramento, si chiama l'istanza, al gestore. È un'email di 2 paginette, 2 fogli A4, esattamente come questo, sono 2 foglietti così già prestampati, che il ragazzo deve soltanto compilare con i dati e inviare questa email al social. Se il social non vi adempie entro 24 ore dall'avvenuta ricezione, cioè da quando Facebook riceve la PEC, l'email, non ha provveduto alla cancellazione, nelle 48 ore successive c'è una seconda istanza al garante della privacy, anche quella compilata in tutto, compreso l'indirizzo di posta elettronica. Quindi si tratta di dire sostanzialmente: caro garante, ho fatto questa istanza, Facebook purtroppo non mi ha calcolato, provvedi tu. Ecco, il tutto in una settimana, quindi voglio dire, si può ottenere, c'è questo strumento. E la novità normativa, sempre del maggio 2017, è che quello che ho appena detto, se hai compiuto 14 anni lo puoi fare da solo, senza dire nulla ai genitori e a nessuno, proprio per quel discorso dell'imbarazzo e della vergogna. Il legislatore ha voluto rispondere a quell'esigenza, dice, molti ragazzi non lo fanno perché giustamente non è facile dire: papà, lo sai che su di me gira questo video? Lo capisco, o mamma, ovviamente. Allora la legge dice, lo puoi fare da solo. Io ti do gli strumenti, sono queste 2 istanze, tutte e 2 da 2 fogli A4, quindi qua, che tutte le scuole dovrebbero avere sul proprio sito, o comunque il cui utilizzo spiegarlo ai propri allievi, ai propri studenti, e lo possono fare completamente da solo, senza dire nulla a nessuno. E in questo modo possono ottenere la cancellazione di quel video o di quella foto imbarazzante nel silenzio più assoluto, ed è anche, come dire, un invito a farlo, ad avere coraggio, così neanche mamma e papà sanno nulla, ed è un non sapere a fin di bene, diciamo così. Ecco, sotto i 14 anni invece si può fare la stessa cosa, ma deve essere avvertito uno solo dei genitori, quindi l'altro può anche non sapere. Solitamente sono le mamme, perché sono quelle buone, noi papà siamo perennemente cattivi, allora è più facile che il figlio si confidi con la mamma, e con la mamma sotto i 14 anni può fare questa procedura di cancellazione. Allora, avvocato, noi, siccome più che parlarne, io penso che è importante quello che stava dicendo lei adesso. Lanciare un salvagente è importante. Voi avete anche una pagina, sì, Facebook, sì, un sito, esatto, internet, quindi esatto, diamo magari qualche indicazione. Esatto, contattare, esatto, voi direttamente. Esatto. Anche, allora, l'associazione, Nova, io sono il presidente di questa associazione, Gens Nova, è nazionale. La sede legale è a Bari, a via D'Avanzati 25, Piazza Umberto. Per chi conosce Bari, via Sparano, Piazza Umberto, quindi alle spalle di Piazza Umberto, che è via D'Avanzati, e la via che unisce via Melo a Piazza Umberto, quindi pieno centro. Ma al di là della sede, perché noi, tanta gente si rivolge a noi anche online, abbiamo una pagina Facebook, ASS Gens Nova Onlus. Da poco ci chiamiamo ETS perché, come tutti sapete, terzo l'acronimo settore. Onlus è stato abolito dalla riforma sul terzo settore. Quindi entro il 30 giugno tutte le Onlus dovranno chiamarsi ETS, ente del terzo settore. Noi l'abbiamo già fatto. Quindi c'è una pagina Facebook dove ci sono tutte le indicazioni. C'è un sito www.gensnova.it dove è facile consultare. Ci sono i recapiti, no, c'ho la mia pagina privata, che di privato non c'è nulla, è una pagina pubblica, Avvocato Antonio La Scala. Ci sono tutti i miei recapiti, è una pagina, non è un profilo privato su Facebook, è una pagina pubblica, tant'è che ci sono 22.000 mi piace sulla pagina, 22.000 mi piace, motivo per me di grande orgoglio, ed è seguitissimo, non c'è evento che non abbia almeno i 600-700 mi piace e i 15-20.000 post, quindi è molto seguita e molta gente mi chiede anche su Messenger consigli. Sappiate che l'attività dell'associazione è totalmente gratuita, perché dire chiamateci può sempre, come giusto che sia, associazioni ce ne sono tantissime, però ovviamente come tutte le realtà del mondo ci sono quelle che fanno il loro lavoro in un certo modo e quelle che lo fanno per altro. Non abbiamo contributi da assolutamente nessuno, lo posso dire in videoconferenza, tanto nessuno mi può assolutamente smentire. Abbiamo la quota associativa, il 5 per 1000 basta, dato da 2 anni, 5 per 1000, quindi che non vi dico quant'è perché è sempre ridicolo, però noi forniamo un'assistenza legale, psicologica totalmente gratuita, che significa dal mero consiglio alla redazione della denuncia, alla causa fino in Cassazione.
Io personalmente sono parte civile quasi tutte le settimane, lo ero avantieri su Repubblica 3 giorni fa sulla Gazzetta per 2 casi di violenza alle donne, perché ci occupiamo anche di violenza alle donne, stalking, maltrattamenti, bullismo, cyberbullismo, violenza agli anziani. Siamo parte civile tutti i giorni, non solo in Italia, ma adesso ci stiamo presenti in 7 regioni italiane nell'arco di... E chiaramente il mio obiettivo è portarlo a tutte le regioni. Stiamo cercando giorni di costituirsi parte civile anche a Bibbiano, famoso processo di Bibbiano che tutti conoscete, provincia di Reggio Emilia, per un'altra storia vergognosa di questo paese. Quindi contattateci, c'è la mia pagina Facebook, ripeto, avvocato per esteso, no, proprio avvocato Antonio La Scala, la pagina Assess Gens Nova e Onlus, sta scritto ancora Onlus sulla pagina, però voglio dire, basta che scrivete Assess Gens Nova, già vi esce la pagina. Quindi è solo, con solo a vederla tutto quello che facciamo. E poi quando ci sono delle leggi, dei regolamenti, io li pubblico, però ripeto, anche un'email, avete dei dubbi, chiedete, non costa nulla, vi sarà data risposta in tempi brevi, nei limiti in cui possiamo rispondere, ovviamente abbiamo, come dire, gli elementi per rispondere, e vi diamo consigli. Lo dico anche ai professori, lo dico ai docenti, visto che mi invitano tutti i giorni, perché oggi è finito l'incontro, altri 3 professori che erano presenti oggi si sono avvicinati affinché possa ripeterlo qui ad Altamura con i loro congenitori e docenti, lo stesso incontro di oggi in altri plessi scolastici. Quindi mi fa molto piacere, contattateci, noi forniamo un'assistenza, ripeto, ma poi anche specifica. Non perché siamo più bravi degli altri, assolutamente, ma abbiamo più esperienza. La nostra bravura, tra virgolette, se così la possiamo definire, deriva dalla casistica, che è tantissima e che io sempre meno sento parlare dai media, ma perché la viviamo in prima persona. E oggi ho fatto alcuni casi recentissimi di novità che pure noi non conoscevamo, le abbiamo conosciute, come dire, con l'associazione. Va bene, avvocato, noi speriamo, ecco, di aver dato con questa trasmissione qualche indizio, qualche segnale di tendere una mano a chi ha bisogno di aiuto. In questo caso l'associazione Gens Nova si occupa a 360 gradi, come avete sentito, non solo di bullismo, ma tutte le forme di violenza. Io vi ringrazio per averci dato questo spazio, perché avete un ruolo molto importante. I media hanno un ruolo fondamentale, perché la gente non sa, si disinteressa di ciò che è cultura. Purtroppo invece ricordatevi che la posta in palio è la vita vostra e dei vostri figli. E quando la posta in palio è così elevata, io onestamente non mi farei troppi scrupoli, nel senso che cercherei di trovare il tempo anche per seguire trasmissioni, giornali, organi di stampa, tutto ciò che è anche cultura, perché attraverso trasmissioni come questa è possibile entrare nelle case dei cittadini, prestare attenzione 20 minuti, un quarto d'ora, non dura 10 ore, ma vi garantisco che se osservate alcuni di questi consigli che vengono dati, vi troverete molto bene, perché nessuna legge potrà risolvere il problema, scordiamocelo. Nessuno può pretendere un poliziotto per ogni abitazione, l'unico nostro poliziotto siamo noi stessi, con la prevenzione. Ricordatevi questi e vedrete che probabilmente ci saranno meno funerali e meno visite in ospedale per bambini. Grazie all'avvocato La Scala. Grazie a voi. Presidente dell'associazione Gens Nova, grazie a voi gentile pubblico per averci seguito. È tutto anche per questa puntata. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento come sempre domani alla solita ora. Domani vi vedrete con Arturo, noi invece ci rivedremo dopodomani. Alla prossima.